Amici di Calcio Napoli 24, buonasera, siamo al ritiro a Di Maro del Napoli e oggi intervistiamo qualche tifoso qui dalla tribuna e chiediamo in particolare cosa pensa di Reina. Non è un gran portiere perché molte volte non è che faccia quei miracoli, fa con la paratina ogni tanto ma molti gol che ha preso li avrebbero parati benissimo altri portieri. Secondo me se va via è meglio per il Napoli, comprano un altro più forte. Vuol dire che Reina rimane sempre un grande portiere, spero che rimane a Napoli, perché comunque c'è una grande carriera e quello che ha fatto rimarrà nei nostri cuori. Io dal punto di vista pratico auspicherei una sua riconferma e che tutto venga chiarito, perché Reina è un punto fermo secondo me del Napoli di Sarri. Pepe Reina come uomo non si discute, è uomo di spogliatoio, uomo che tiene unito in Napoli, vuole bene a Napoli. Secondo me anche da alla squadra una marcia in più negli spogliatoi. Secondo me Reina deve rimanere, attualmente in giro non ci sono portieri più forti di lui con i piedi. Secondo me è meglio che vada via. Da quest'anno si inizia a pensare ad un portiere forte che in prospettiva ci faccia stare tranquilli almeno 10 anni. Ogni tanto capita che fa qualche papera, però in linea generale dai, l'anno scorso qualche punto ce l'ha fatto perdere. Pepe Reina sia un grandissimo portiere, soprattutto qualche anno fa, che sia un grandissimo e abilissimo con i piedi. Secondo me ultimamente è poco reattivo tra i pali, 3-4 gol quest'anno secondo me ce l'ha sulla coscienza. Sì, dobbiamo prendere al posto di Reina un portiere come Neto, o Szczęsny oppure Skorupski, io credo che non abbiano il tasso tecnico di Pepe Reina. Magari Leno, come può essere anche il giovane Meret, che ne parlano veramente molto bene. Io avrei comprato occhi chiusi il portiere della Roma, Szczęsny. No, per me è un portiere che deve rimanere, perché uno che ha esperienza, tanti anni che gioca a questi livelli, poi uno che mantiene lo spogliatoio abbastanza bene. Poi l'errore lo fa qualunque portiere, anche il migliore che c'è fanno gli errori. Allora c'è un nome sulla bocca di tutti, sì. E che è anche alla portata delle tasche di Aurelio De Laurentiis, che è quello di Donnarumma, però appena rinnovato con il Milan, voglio dire. Però a te. Se proprio lo dobbiamo sostituire, l'unico in grado di sostituire Reina per me è Handanovic, è andare a Milano e prendere Handanovic, altrimenti Reina a vita. Deve rimanere qua per almeno altri 2-3 anni, poi è una cosa del presidente che deve decidere insieme con lui e la società. Per me sì, voglio che Reina resta a Napoli e spero che rinnova. Però cosa vuoi fare? Lo devi cambiare. Io è uomo spogliatoio, Reina deve rimanere. Anche perché merita, che quest'anno ci crediamo allo scudetto, e quindi merita anche Reina, insomma, di questa gioia, insomma, no? Dopo 3 anni che sta a Napoli, quindi è giusto che rimanga e poi magari resta anche dopo, no? No, io non tifo Napoli, sono venuto così perché siamo qua. Io sono in vacanza, non sono tifoso del Napoli ma simpatizzo, sono di Taranto. Perfetto. Tifoso del Taranto.